Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Se state vedendo questa inquadratura un po' diversa dal solito è perché ho voluto mettere un secondo schermo qua accanto a quello mio di base, che attualmente è spento perché mi manca ancora il cavo per collegarlo e quindi renderlo completamente funzionante al PC, però ho deciso di spostare e provare un po' questa inquadratura un po' particolare. Comunque, oggi siamo qua per continuare la nostra avventura su Croc, The Legends of the Gobos. Vedo se si vede tutto quanto a modo, pare di sì. E quindi direi di cominciare questo nuovo livello, Lair of the Feeble. Vediamo che cos'è che ci aspetta. Ah, ok. Vediamo. Sono curioso, diciamo. Sì, la telecamera è un po'... Questo penso che va avanti e indietro, sta a fare. Ah. Ah, ok, Ganzo, lo vado a dirigere io, chiaro. Chiaro. Allora bisogna fare una cosa di questo tipo qua. Prende tutto. Ok. Beh, simpatico, dai, simpatico, simpatico. Poi possiamo però tornare indietro, ok? Quindi è un po'... Vai su. Ok. Poi si va oltre la porta qua. Oh, Croc, non spingere la porta, devi solo entrarci. Devi solo entrarci. Ok. Ah, è fuoco. Ok, ok. Chiaro. Chiarissimo. Allora, non vanno a fuoco questi. Via. Ho rischiato tantissimo, ci ho pensato dopo, veramente. Ho detto, vai, è quella cavolata che vado a farmi colpire dal fuoco, eh? Vado a far colpire dal fuoco. Ah, salvi lei. Chi è sto tizio? Cazzo, fa male. Ok, quindi dobbiamo farlo stancare un boss, credo, possibile. Non lo so. Forse però torno con la webcam come era prima, Starto. Oh, ho completato il livello. Ok. Io non so se c'era effettivamente un filmato, lo vedrò poi io in differita perché appunto non me lo fa vedere, quindi vedrò io poi dopo. Ok. Allora, prendiamo questi. Ah, c'è quello... c'è lui, c'è. Che rompe veramente le scatole. Fermo, però c'è... Ah, ok, abbiamo preso la gemma colorata. Qua
Poi girati. Ah, non si arriva davvero. Basta, punto e me ne vado. Vediamo, vediamo. Vediamo anche com'è che viene la registrazione con questa nuova inquadratura, diciamo. Voglio vedere com'è che viene. Ah. Sì, però... Che fa? Non ho la più pallida idea, forse c'è una porta, qualcosa che devo attivare, forse, non so, bastardo. No! Ah, vabbè. Vallo a vedere. Vallo a vedere che era qua. Perché forse è un po' troppo inclinato, per questo qui che pensavo, forse è un po' troppo inclinata qua la visuale, quindi magari è meglio tornare alla vecchia. Però quello poi lo vedremo. Lo vedremo un po' con calma. Ok, quindi si è liberato un altro. E ora si torna. Prosegue. Ah, ok, un altro di quegli affari. Gemma. Ne avevo tre per il momento. E però i livelli si stanno facendo un pochino più articolati e un pochino più lunghi. E comunque. Ah, la porta quella speciale là, ok. Non me l'ha preso, vero bastardo. Allora, attraversiamola e voglio vedere cos'è che c'è al di là. Ah, c'è l'altra gemma, quindi bisogna andarci. Oh, la viola. Ne manca una. Ah no, le ho tutte. Però la manca... Prendere quello. Preso. Buono, buono, dai, stiamo procedendo bene, belli spediti. Allora, là non lo tocchiamo, quello crollerà di sicuro e me la do via sotto i gambi e poi andiamo di qua. Ma il problema però, ragazzi, ma non ha molto senso. Cioè, non ha molto senso. Sì, ce l'ha, ma è un po' un casino
è un po' difficile, diciamo, andare a farli, diciamo, a romperli tutti uno di fila all'altro. Volendoci potrei anche tornare. Oh, Cave Fear, quindi nuovo livello. Vediamo un po' che cosa ci aspetta qua. Subito questo da rompere. Ah. No, aiuto. Ok. Ah, non si rompe, questa è una cosa molto positiva. Però noi là non ci arriviamo davvero, quindi bisogna andare di là. Quindi questo va spinto così. E poi si va là su, si prende la gemma rossa e si preme anche il bottone. Ah, e si abbassa quello, chiaro, chiaro, chiaro. Lo fa andare avanti, indietro, presumo, quello lì in alto, altrimenti è un po' un problema. Ah, bello, 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 bello. Come cavolo si fa? Cioè, dovrei fare in teoria tutto di corsa? Sembra un po' strano, eh. No. A meno che non devo metterlo qua nel mezzo e sfruttarlo per andare da una parte e poi dall'altra, però sembra un po' un fango, eh. Dai, salta, Croc. No, ma non credo che bisogna fare così, ragazzi. No, infatti. Di qua si va lassù. Però forse ho capito come. Basta fare. Allora, di qua si spinge un po' in qua, no? E fin qui ci siamo. Ok? Poi si attiva, si scende giù. Ah, che cavolo ne sapevo io. Pensavo che bisognava. Infatti mi sembrava un po' strano per dire, ma un po'. Era un po' difficile come cosa, cioè. Si attiva. E si va qua. Ora mi va bene, ora mi va bene. Ora sì, ora mi torna, ora mi torna. Ora mi torna assolutamente. Tutto questo bordello però per prendere questo e basta. Possibile, non c'è altro. Davvero? No, dai. Faccio quello di fuoco.
Spero che non... che non mi ferisca. Sa. Bisogna stare sempre attenti qua, eh. Andiamo di qua. La gemma, fai. Qua. Vediamo che ritorni. Vai. Poi andiamo. Qua. No, lui no. Hai mancato. Dai, l'ultima gemma. Dai. Oh. Non voleva venire però, quella la gemmettina là. Che non voleva essere presa. Questa, tipo questa croc. Ah, là, allora chiave che è là in fondo, perfetto, quindi basta andare tipo così, si prendono questi. Poi si prende la chiave e ah, non posso scendere, ok. Cioè, non posso cadere, capito? Dai, cavolo, porca miseria. Vabbè, dai, però ce l'abbiamo fatta, dai, abbiamo recuperati tutti. Qua non so cosa... non voglio sapere cosa c'è sotto. Mamma mia. Allora. Altra gabbia. Vai su. Mancato, mancato clamorosamente, però... preso sto giro, liberato, e ora rompiamo piano tutte le altre casse, ci vorrà un po' di tempo però... magari non così. Vai. Poi mi dovrebbero mancare queste tre e poi basta. Sono andato dietro però non ha voluto andare sulla piattaforma. Ok, oh, bene, finiamo il livello. Olè. Quindi dovremmo ottenere una vita. No, non ancora. Siamo a 10 vite comunque. Darkness Descent, quindi discesa oscura. Cioè, sa che finiamo il primo mondo, sapete? Andando avanti di questo passo. Là c'è una porta.
Ok. Ehi. Dove scappi? Vieni un po' qua. Ah, c'era uno di questi, ok. Infatti ho detto, che cavolo c'è sotto che si muove? Io non credo che là ce la faccia arrivarci con un salto, non so, si vede. No, infatti. Quindi suicidio per prendere danno, per superare indenne il passaggio. Vai! Sto uccidendo, tenendo premuto le frecce. Oh cazzo. Wow! Ci ho fatto. Sì. L'ultima. Ok, e si va. Infatti ho detto, strano che non c'è nulla. Molto molto strano, infatti era qua sopra. Dove bisognava andare. Io non so quanto ce n'è da liberare di questi affarini, né quanti ce n'è nei livelli, questo potrebbe essere un problema. Vai, preso. Ah, perché qualcosa che c'è però, perché il famiglio qua sopra. Ah, l'altra c'è, ok. Allora, per ora i livelli sono semplici, carini, rilassanti anche, molto molto rilassanti. Veramente un giochino per il momento molto rilassante, molto con calma. L'acqua ci deve andare. Ok. Deve andare in acqua. No. Ok, non deve andare in acqua. Ah sì. Oh. Beh, è un coccodrillo, quindi un gioco dove vai in acqua e non uno di quei giochi dove non vai in acqua e non c'è il problema dell'ossigeno. È un parecchio macchinoso, comunque controlli, Non sono proprio, anzi, magari fossero perfetti, ma manco per il cavolo, Sono veramente molto molto macchinosi. Un po' troppo macchinosi. Se riesce ad andare dritto. Oh,
adesso, non so. Guardate, è molto più semplice il controllo di Crash Bandicoot sott'acqua. Molto più semplice. Ma anche quello di Tomb Raider, comunque. È molto più semplice il controllo sott'acqua di Lara che di questa bestia qua. È atroce. Però, forse... Ah, ho capito, ora ho capito, ok. Ora mi è tutto molto più chiaro come il controllo. Ok. Ora mi è molto più chiaro come il controllo. Vai. All'ultimo, fermo là dove va. Girati un po', Croc, ti prego. Bravo. Allora, non so se c'è un'uscita, vado a vedere. Ho visto, ma è meglio che non vedo il soffitto. Meglio che non veda il soffitto. Molto molto meglio. Molto molto meglio. Molto meglio. Fammi andare via subito di qui prima che succeda. Vai via, Croc, vai via, non me ne frego. Porca puttana. Via, 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 ti prego, vai via, vai via. Vai via. Vai via, cazzo. Ah. Posto. Ah, mamma mia. Sì, a 100 gemme prendiamo una vita. Buono, buono, buono. Buono, buono, buono. Dai, 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 dai. E l'ultimo. Dovrebbe essere l'ultimo livello del primo mondo. Fight Night with Flibby. Non so cos'è Flibby. Ok. Vediamo, Ah, salve. Almeno credo che sia l'ultimo livello, non lo so, vediamo. Comincia già a farsi un po' più articolato, diciamo. Articolato il level design. Appunto con questi burroni che se volete ci vai muori, palesemente muori. No, non ho fatto in tempo, bastardo. Ma cosa ti ridi? Cosa ti ridi? Cosa ti ridi? Qua non c'è nulla ovviamente, ma non si rompe. Ah. Ok. Gemme. Rompono questi, no, non dovrebbero rompersi. Sì, che si rompono, porca miseria, ma se io faccio un salto enorme così, no, perché devo andare in quell'altro quando posso saltare direttamente dalla piattaforma qua. Non mi dispiace per anche questo tipo di inquadratura, ho potuto un po' a parlare dell'inquadratura che è un po' tutta nuova, ma anche per me è nuova comunque, tenerlo... Ah, ecco perché c'è il ring. Come si fa questo? Ah,
Beh, allora. Ok. No! No, non riesco a capire che cavolo devo fare. Ah, si è stancare e poi devo colpire, poi ci salgo e lo picchio in questo modo. Chiaro, chiaro, come quell'altro, dai, come l'altro boss. Venga, venga. Non sei ancora stancato, vero? Sta stancato. Stronzo però, a fare così. Oh! Ehi, ce l'ho fatta! Quindi era il boss finale dell'isola, eh? Allora, siamo alla seconda isola. Io non so se... se c'è un filmato, lo vedete in... perché lo vado a mettere io in post produzione. Credo di sì. Quindi, seconda isola, direi di... anzi no. Mi sa appunto che è arrivata... allora, finiamo con l'episodio. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanella per ricevere tutte le notifiche. Iscrivetevi anche al mio canale Twitch dove mi trovate in live dal lunedì al giovedì alle ore 21. E noi ci vediamo al prossimo episodio, sempre su Croc, Legend of the Compass. Ciao!